Signor Presidente del Consiglio, colleghi consiglieri, Sua Eccellenza il Prefetto, signor Questore, onorevole Toccafondi, onorevole Albini, tutti i parlamentari che sono qua, metto tutti insieme e soprattutto care amiche e cari amici di Firenze che avete la possibilità di stare con noi, o meglio che ci regalate uno momento di vita al di là dell'istituzione, perché qui oggi non ci sono soltanto i consiglieri, le autorità in pompa magna, i rappresentanti della Regione e della Provincia, ma c'è un pezzo di Firenze, c'è qualche centro anziani, c'è qualche associazione, ci sono persone cioè che oggi vengono a far festa al cittadino onorario Roberto Benigni. Allora, iniziamo col dire che il merito di questa scelta non è mia, non è di Eugenio, non è nostra. È una scelta che ha voluto l'amministrazione Primicerio 13 anni fa. Oggi su una vignetta Sergio Staino dice: certo, il Renzi ci mette 13 anni, nemmeno le Poste così tanto a consegnare un riconoscimento. In realtà era nato quando Roberto aveva vinto l'Oscar e noi ricordiamo Sofia Loren aprire la The Winner Is, Roberto, e ricordiamo il tuo arrivare camminando sulle poltrone e ricordiamo quell'emozione come se fosse un'emozione non soltanto tua, di chi ha lavorato con te, delle persone che ti vogliono bene, ma di tutti noi che in qualche modo allora eravamo a fare il tifo quasi come se la Fiorentina fosse in una finale di Champions, perlomeno diciamo, non è che siamo abituatissimi, ma questa è un'altra storia. E allora io evito però di fare la parte formale, la dico prima, l'ha già detto Eugenio, è quindi il riconoscimento di un atto formale, importante e significativo. Ciascuno di voi poi ci può mettere un pezzettino in questa cittadinanza onoraria. Partiamo dall'Oscar, qualcuno però ci potrà mettere il tutto Benigni o il Berlinguer ti voglio bene. C'è Valdo Spini che ha portato con sé il manifesto della foto in cui Roberto scende alla Casa del Popolo dopo aver ragionato se Pole la donna pareggia con l'uomo. C'è scritto Valdo Spini che partecipava a un'iniziativa, non so, cos'è, la Casa del Popolo di San Donnino. Ciascuno di noi può portare un pezzettino di qualcosa che lo ha segnato. Dalle grandi serate del Palasport di Firenze, cos'era Lucio, 95-96, alla meraviglia di Dante del 2006 di qualche anno fa, a quella, la pagina più bella che ancora non è scritta e che il 20 luglio inizierà proprio in Santa Croce. Io mi limito semplicemente a far finta di fare il sindaco serio. Dico cioè che cosa significa per me, sindaco, che oggi ci sia un cittadino onorario e che questo cittadino onorario sia Roberto Benigni. Perché è molto bella l'idea che la cittadinanza e l'onore stiano insieme. È molto bella cioè che queste due parole siano parole vissute pienamente e che la consegna del riconoscimento a Roberto aiuti tutti noi a riflettere su cosa significhi essere cittadini e aiuti a riflettere su cosa significhi essere persone degne di onore. Questo è il punto, secondo me, centrale per trasformare questa cerimonia non soltanto in un graditissimo ritorno a casa di Roberto Benigni, ma anche un'occasione per ciascuno di noi per riflettere su questo. Perché quando a Dante Alighieri viene chiesto di tornare a casa, è il 19 maggio del 1315 e il Comune di Firenze offre a tutti gli esiliati o i fuoriusciti, nel caso di Dante l'esiliato, la possibilità di pagare una multa riconoscendo in una pubblica cerimonia la propria colpa, Dante, che sappiamo quanto amasse Firenze e quanto sentisse il desiderio profondo di tornare a vivere e a gustare la cittadinanza, dice di no. Perché non può accettare di riconoscere una colpa che non ha commesso. Non può cioè accettare che esista la cittadinanza senza l'onore. Che l'onore venga meno pur di essere cittadino. E in una bellissima lettera, l'Epistola 12, a un amico fiorentino, spiega con, vorrei dire, il cuore in mano i motivi di questa scelta. Il collegamento con Dante, nel caso di Roberto Benigni, viene naturale, ma è, se ci pensate, un pezzo dell'identità di tutti noi. Anzi, dovremmo essere grati a Roberto perché ci ha educato, ci ha tirato fuori dalla nostra idea che Dante fosse soltanto un patrimonio della scuola più o meno vissuto bene a seconda dei professori che incontravamo.
ci ha abituato a ripensare che quelle domande che Dante pone al cuore di ciascuno di noi sono domande vive, vere, che non sono domande di qualche secolo fa, che interpellano in qualche modo la nostra esistenza. Allora, essere cittadini, e finisco, significa voler bene a una città, significa amare un luogo dove poter dire io con verità e con libertà, ma anche poter dire noi, perché la città è il luogo della relazione con l'altro. Ecco perché è fondamentale che una città abbia un sistema di welfare degno di questo nome, abbia un sistema di attenzione all'ultimo. No, il sindaco non è il primo cittadino, il sindaco dovrebbe essere chiamato l'ultimo cittadino, perché quello che dovrebbe preoccuparsi, poi magari non gli riesce, ma dovrebbe cercare di farlo, della dimensione del rapporto umano. La città è il luogo dell'altro e nel caso di Firenze forse anche il luogo dell'alto, il luogo della bellezza, dello stupore, del tornare a farsi delle domande di fronte ai monumenti straordinari che abbiamo incontro a noi. E la città è il luogo nel quale possiamo dire noi perché qualcuno ci aiuta a riconoscere pezzi di identità. Roberto Benigni è cittadino onorario di Firenze perché ci ha aiutato in questo. Quante volte, pur magari non conoscendo bene quello che stava accadendo, ci sentiamo presi come da una nostalgia di qualcosa che pure non abbiamo vissuto, quando qualcuno identifica e personalizza tutta questa grande storia di una città. Chi di noi non era in tensione quando Roberto a Sanremo cercava di aiutarci a riflettere su cosa significhi essere italiani? O chi ha avuto la fortuna di seguirlo in televisione, io grazie a voi, grazie a questa fascia che ho l'onore di portare, ero al Quirinale ad ascoltarlo in un momento bellissimo nel quale di fronte al Presidente della Repubblica ha ricordato quei ragazzi che hanno fatto l'Italia, quei ragazzi del Risorgimento e quei ragazzi della Resistenza, quei ragazzi che hanno dato un senso al nostro dire noi. Essere cittadini come essere parte di una grande sfida collettiva, di una grande ansia di bellezza comunitaria e dall'altro essere degni di onore. Ecco, onore, la radice di onore è una parola che viene giudicata un po' così, onore. Io la ricordo in bocca a mio nonno, dice fatti onore, e dà un che di vetusto per alcuni aspetti, però è una parola bellissima. Intanto noi, tutti noi, consiglieri comunali, assessori, sindaci, giuriamo, consiglieri regionali, sulla Costituzione. E la Costituzione dice all'articolo 54 che tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Noi dobbiamo adempiere le nostre funzioni con onore. La radice di onore è la stessa dal latino di onesto. E se ci pensate, forse dovremmo fare uno sforzo per cui gli onorevoli fossero degni di onore, come forse accadeva prima e oggi un po' meno. Non applauda. L'onore è un elemento centrale della nostra cittadinanza. Bene, io credo che Roberto Benigni rappresenti in modo perfetto questo collegamento. Si è cittadini se si è degni di onore, si è persone onorevoli, che si sia o no in Parlamento, se si gusta l'idea della cittadinanza e se si parte dall'idea che una città sta in piedi se mette al primo posto la persona e quindi mette al primo posto la voglia di imparare, di farsi delle domande e di dare delle risposte. Sotto questo profilo, una città è vera se mette la scuola al centro, la voglia di imparare, una città è bella se insegna ed educa a sapere qualcosa in più. Roberto Benigni ci ha educato a tirar fuori il meglio di noi. Per questi motivi dobbiamo essere grati al Consiglio Comunale di allora, a Mario Primicerio, che purtroppo non può essere con noi, che vollero festeggiare il premio Oscar con la cittadinanza onoraria e fare due cose. Uno, chiedere a Roberto di continuare a provocarci e a provocare in senso positivo, come avverrà, credo, anche a partire dal 20 di luglio. E a noi, di vivere questa occasione non soltanto come un momento per abbracciare uno di noi, ma anche come l'occasione per riflettere come ciascuno di noi può essere cittadino onorario della propria città. Grazie Roberto.
Grazie, hai fatto bene. Amici di Firenze, qui la prima frase è cari concittadini, va da sé, perché ogni volta uno piglia la cittadinanza, la prima cosa è dice cari concittadini, è una soddisfazione però dillo, lascia fare. Ecco, insomma, si diceva allora, ringrazio naturalmente il fatto di potervi chiamare concittadini, insomma, dare la cittadinanza di Firenze a me, che poi vengo da una città lontanissima, da una grande città cinese, Prato, qua vicino. Quindi sono fatto un viaggio enorme per venire qua a prendere, ringrazio, diciamo, il sindaco Matteo Renzi, vero? E tutta la delibera del comune, ma insomma, ma io mi fermerei qui perché non so che dire, ma guarda che roba. Chi se l'aspettava una cerimonia così bella? Sembra, ma io ti dico, guarda, vabbè. Allora, io vi ringrazio tanto e insomma, posso dire di essere ora. Era da tanto che c'era questa cittadinanza, me l'ha detto il signor Matteo Renzi, il sindaco, mi ha detto che giaceva qui da tanto. Non riuscivo sempre a sgamballa, insomma, era da, no, da Dominici, da Primicerio, da Bocianchino, Morale, era dalla Pira che era lì, che dai, quando c'era la Pira ci veniva, c'è una cittadinanza, e dico forse domani finalmente Matteo Renzi è riuscito, diciamo, a darmi questo, perché poi è un momento meraviglioso che non me l'aspettavo veramente qui in questo salone spettacolare, la sala di 500, secondo l'INPS, secondo la Fornero la sala di 50, dipende dai punti di vista, che è ora chiamata così per e sono veramente lieto che me l'ha data proprio oggi. Dico, ma come mai insisteva tanto, Matteo? Dice, devi venire a pigliare la cittadinanza, Roberto, devi venire. Dico, verrò, quelle cose, sai, quanto passo di lì, da Firenze ci si passa sempre. Me l'ha voluta dare proprio oggi, infatti, proprio quando è scattata l'IMU, per farmi pagare l'IMU, proprio lui. Ha preso proprio in momento preciso, mi vuoi far pagare l'IMU a Firenze. C'è una casettina, c'è una casa qua, Roberto, piglia la cittadinanza, la residenza e tutte le cose che c'è da fare. A 59 anni poi, a ottobre ne compio 60, appelo per la rottamazione, mi ha preso proprio a buco prima di essere rottamato. Guarda, mi hai proprio preso nel momento proprio più... E quindi io mi fa sono emozionato, naturalmente, non me l'aspettavo proprio, è cittadino di Firenze, ora sono toscano, riconosciuto come toscano, quando, tutte le bellezze del mondo in questa città, capito? Tutte che ce le invidiano. Ora si vive un momento di crisi, va bene. Prima ci dicevano sempre chi l'ha fatta questa, di che epoca è. Ora invece in questo momento di crisi, quant'è? Quanto costa? La vendete? Cercano un po' con questo. Però, insomma, volevo dire, la gloria di Firenze, come ha citato il presidente della Dantesca, si spande in tutto il mondo, anche nell'inferno. Sì, Dante la nomina... E io volevo infatti ringraziare, quando sono andato a vedere la commedia, se c'era una terzina di Dante su Firenze per cantarne la gloria, ho detto meglio di no, ho trovato tutte invettive e quindi ho detto meglio lasciar perdere la Divina Commedia, ma la cosa struggente è proprio quella, che si sente un amore in tutta la commedia, un amore per questa città come in nessun'altra opera del mondo per una città, è tutto in forma di invettiva. È la grandezza, è proprio quella che mi fa piangere il cuore. Ogni volta ce l'ha con Firenze, si sente che muore, proprio gli vuole un bene a questa città da morire, vorrebbe, però la tratta male dall'inizio alla fine, quindi non c'è una cosa che fa più sta male al cuore di quella, proprio una bellezza senza fine. E quindi io, essere cittadino di Firenze, con cittadino di tutta, la nascita dell'arte moderna, diciamo, il più grande architetto del mondo, dai Brunelleschi a Botticelli, qui hanno inventato tutta l'arte moderna, dalle palle di Cimabue alle camicie dei formiconi, tutto qua è stato inventato, una cosa eccezionale. Questa è la città proprio per eccellenza, spettacolare, io lo dico perché... Quando si va in giro nel mondo basta nominare il nome di I am from Florence, oh my God, my gosh, ma so, c'è subito c'è la florentinite, la sindrome di Stendhal è nata qua, si sa, quindi essere cittadino di questa città, per me non dico, non si posso neanche dire che quelle cose dell'onore, è bello che si giri il mondo, ora è diventato, Dante stesso diceva infatti che lui aveva imparato a amare fortemente questa città bagnandosi nell'acqua dell'Arno, però ci teneva a dire...
che la sua patria era il mondo intero, come per i pesci in mare, diciamo così. Quindi ecco che diciamo le nostre radici, l'amore legittimo per la nostra città, diciamo, non funziona, si integra a vicenda con l'amore universale, con, non solo nelle radici, ma nel bosco e nella foresta in cui queste radici, diciamo così, si vanno a tuffare. E il fatto di sentirmi cittadino di Firenze e nello stesso tempo andare a portare con orgoglio e con onore quella parola che ha usato e che mi ha fatto piacere Matteo Renzi, questa cosa dell'onore, che è diventata una parola un po' piena di polvere vecchia, il delitto d'onore, sono uomini d'onore, l'onorata società, sporcata questa parola, c'ha ragione, mi ha fatto effetto improvviso qua, è veramente una bella intuizione di riportare che veramente anche nella politica, che si chiamano appunto onorevoli, nella politica queste ci sono due cose, l'onore e l'interesse dello Stato, no? Basterebbero due cose, i 10 comandamenti già funzionano da sé, sarebbero sistemare tutto, ma l'onore e l'interesse dello Stato sono proprio le due cose. E io questo fatto che ha ritirato fuori la parola onore, vorrei che fosse davvero ripetuta e detta come la prima volta che Adamo la disse nel paradiso terrestre, l'onore. E questo mi fa proprio onore, lo dico proprio danzellando sulla parola, facendo proprio una danza, una danza come quando si danza sulle stelle, ecco, per renderla viva, lucida, pulita, invece che lacerata e un pochino lercia come è diventata, è una parola onore, sembra, no, onorevole sarai te, no? E invece recuperare tutte queste parole sarebbe, e questo mi ha fatto molto piacere, il fatto di essere cittadino onorario. E quindi me l'ha data anche Renzi, sapendo che c'è le primarie, io ho capito, e essendo cittadino di Firenze, devo votare a Firenze. Ora, no, voglio dire, non è... Tra una settimana sono a Bologna, che Bersani mi ha dato la cittadinanza onoraria di Bologna lì con Merola. Adesso devo vedere, perché uno viene a Firenze, dice, voti a Firenze, ti ho dato la cittadinanza, quindi fai come ti pare, per carità. Però volevo dire, però si deve decidere, io ancora non ho capito se Renzi si è deciso o no a presentarsi, diciamo, solo alle primarie, ma come candidato ufficiale, ci pensiamo tutti, te lo devo dire io, è un problema, tu devi risolvere, ci devi dire sì o no, ci pensiamo tutti, anche hai visto alla partita con la Spagna, Balotelli quando si è fermato davanti al portiere, lì che si è messo a pensare, ma Renzi si presenta, ha avuto quel momento di... Io le ho chiamato, ho detto... Era lì per fare i gol, ha detto puttana della miseria, ma Renzi si presenterà o no? E quindi devi risolvere e devi lanciarti, Renzi, in questa, perché ora sennò alle primarie del PD si stanno presentando tutti, c'è proprio una fila impressionante qui. La sala dei 500 ha preso proprio il nome dal numero dei candidati alle primarie del PD. Faranno la riunione qua, anzi dopo io smetterò lì a Piazza Santa Croce, le impalcature le terranno, perché faranno la riunione dei candidati alle primarie del PD e quindi... E qui ci vuole, in questa situazione, Renzi ci vuole, per risolvere, ci dovrebbe veramente di trovare la battaglia d'Anghiari lì con Leonardo da Vinci, allora sarebbe un momento, ma più che la battaglia, andrebbe a trovare proprio Leonardo da Vinci in persona, ci vuole un genio proprio per risolvere, hai capito, con l'uomo vitruviano, capito, ce l'avete presente tutti, l'uomo vitruviano, quello che sta sulla moneta da un euro, avete presente l'uomo vitruviano, ma la moneta da un euro non ce l'abbiamo più presente, ho capito, è quella che non abbiamo più presente, ecco, e quindi diciamo in questa sala, io che posso dire, che davvero con Matteo Renzi adesso c'ho un debito d'onore, e il fatto anche che abbia deciso di sì a ospitare la nuova sessione dantesca, della quale sono particolarmente orgoglioso, ma non potete sapere quanto, che faremo appunto tutti questi nuovi canti dell'inferno medio, un po' meno conosciuto, diciamo così, un po' più oscuro, dove si tratta di cose appunto medievali, dove ci sono condannati i politici che prendevano soldi, sono tutte cose medievali, peculato, concussione, e boh, lo so, voi mi direte non ci credo, ma c'era gente all'epoca, e Dante stesso è stato condannato per baratteria, che significa proprio peculato, concussione, cioè chi negli affari pubblici usa i soldi pubblici per interessi privati, insomma, cose che oggi farebbero rabbrividire, insomma, c'erano dei
c'erano dei condannati nel Consiglio dei Priori, c'erano addirittura dei condannati, cioè gente, roba veramente da Medioevo, c'era il canto dei ruffiani, c'erano persone che procuravano donne a politici, erano cose veramente spaventosissime, roba da Medioevo, voi mi direte non ci credo, era così, all'epoca era così, e quindi ci sono i seduttori, i sodomiti, pensate un po', gli omosessuali anche, che ora non si sa perché è venuto fuori tutta questa storia ora anche con la nazionale, chissà perché, forse perché nell'antica Grecia erano tutti gay, ha capito? Allora magari hanno detto la Grecia sta in rovina, quindi lo spread è colpa dei gay, chissà che vengono in mente. Ci sono dentro la simonia, c'è anche la Chiesa, ci saranno dentro pensate che all'epoca la Chiesa si occupava di affari, c'aveva una banca, e Dante diceva non è possibile, meno male siamo nel Medioevo, e quindi, insomma, tutta roba da Medioevo, che insomma facevano affari coi soldi, quindi ci sono tutta è proprio una sezione medievale, diciamo, e chi meglio di Dante, diciamo così, ci può accompagnare per mano nel Medioevo, a parte Giovanardi, insomma, Dante è proprio quello che ci può portare meglio di tutti in quell'ambiente. E quindi sono proprio lieto di far parte, di essere finalmente cittadino davvero di questa città, come dicevo quando ero qua, e ogni volta io un inchino lo faccio sempre, insomma, che abbiamo davvero inventato noi, a questo punto lo posso dire, anche la finanza, quel commercio, la finanza, la banca, l'invenzione delle libertà comunali, queste sono tutte la stretta di mano, ora sono cittadino di queste persone qua, il bacio moderno, ma pensate la bellezza di questa città piccinina, quante ne ha fatte, insomma, il primo grande vero artista moderno con Giotto, il primo intellettuale con Boccaccio, abbiamo inventato la prospettiva, abbiamo inventato in questa città la pittura a fresco, abbiamo invitato appunto tutte le libertà democratiche, la prima forma di politica in senso moderno con Machiavelli, abbiamo avuto il genio per eccellenza con Leonardo, il più grande pittore di tutti i tempi con Michelangelo, il più grande poeta di tutti i tempi, il sindaco più onesto di tutti i tempi, la pira che abbiamo avuto e poi abbiamo ma che bellezza quest'uomo, Viene a fare una campagna pubblicitaria insieme, bisogna fare una cosa insieme, Matteo, bisogna fare, ti faccio cittadino, insomma io qui mi metterei no, ti vorrei fare anch'io cittadino, ora con Renzi, no? Ma abbiamo tutto un programma quest'estate con Dante, stiamo preparando delle cose, ora non le posso dire, senti, e che volevo dire? Insomma, io sono proprio felice di ricevere questo riconoscimento, è vero, e non so come concludere, perché sono anche... Non dico che proprio mi batti il cuore a 3.000, ma mi batte forte, perché non voglio essere melenso, perché vedere qui, insomma, io ci sono venuto quando ero piccinino, insomma, no, siamo andati a Prato, che all'epoca era in provincia di Firenze, e quindi, provincia di Prato-Firenze, no? Quindi era cioè, Firenze, di Prato, di Firenze, e quindi era a Vergaio, questo paese piccolino, dove vedeva tutti questi stracci, c'era un lavoro di quelli spettacolari, questa cosa del lavoro, che è sempre stata, che adesso sta avvenendo un po' meno, infatti Dante si occupa nel Medio Inferno anche del lavoro, che è forse la cosa alla quale, se mi posso permettere, diciamo, non c'entra niente con la cittadinanza, ma siamo, come diceva Dante, pesci che devono andare nel mare, forse il lavoro è la cosa che intristisce di più, a parte, insomma, il saluto in questo momento a tutte le popolazioni, come ha ricordato anche il sindaco terremotate della zona più produttiva d'Italia, dell'Emilia, ai quali siamo sempre vicini, senza dimenticarsi dell'Aquila, che a volte quando c'è una tragedia nuova non vorrei che si coprisse quelle vecchie e anche quelle del sud, ma in questa città. E anche abbiamo ricordato Prato, diciamo, e tutta l'operosità della Toscana. È importante che in questo momento politico pensare davvero al lavoro, che è forse il punto centrale, diciamo, anche davvero della commedia di Dante, che a volte ci si dimentica, si va certo sui grandi temi che attraggono e fanno palpitare il cuore, ma parte dal lavoro, proprio nell'undicesimo canto tratta l'usura e la speculazione, la cosificazione, quello che è diventato oggi, che è nata proprio a Firenze, quando a qualcuno è venuto in mente proprio che si potesse guadagnare non lavorando, ma tra il commercio delle cose, e quindi la finanza. E dopo la speculazione Dante gli va proprio addentro.
E allora occuparsi del lavoro, lo dico perché qui insomma c'è un grande uomo politico e con questo governo tecnico che se ne occuperà, quello credo che sia il punto centrale, perché nel lavoro diciamo c'è proprio, non è che c'è solo quando c'è la ricompensa della busta paga quando si va a lavorare, non è solo quello, è una visione romantica del lavoro. E allora me lo ricordo appunto quando ero piccolino, che si lavorava tutti in una maniera straordinaria, e c'è un sentimento che Dante esprime proprio molto bene: non c'è solo la ricompensa della busta paga, dentro la busta paga c'è un'altra ricompensa molto più misteriosa e più segreta. Troviamo noi stessi, si trova noi stessi, la nostra identità, ci si sente indipendenti dal mondo intero ed è dall'universo, e quindi è proprio che si trovano i stessi, è quello il grande mistero del lavoro, e quindi è il punto proprio fondamentale di ogni, è proprio la sacralità, è un diritto, e qualsiasi politica che mina questo diritto è un sacrilegio, è un lavoro che dovrebbe essere amato, quello dovrebbe essere proprio il punto del programma, un punto, qui sto citando, dovrebbe essere davvero il primo punto del programma di ogni progetto politico, amare il proprio lavoro, fare sì che ognuno ami il proprio lavoro, quello che è molto difficile, ma insomma è una cosa che è la base di qualsiasi democrazia e qualsiasi diciamo armonia nella nuova società che vorremmo fondare. E l'ho citato perché lo cita Dante, anche se non sembra, e allora siccome lo cita e tira fuori l'usura, estrapolandola, pensate come fino ai tempi nostri come ci arriva, tira fuori proprio l'usura in mezzo a tutti i peccati, perché non si vedrebbe se lui non ce l'avesse messa, la speculazione, quello che è arrivato ai tempi nostri, no? È un po' come Gesù Cristo nel Vangelo, ora mi sto andando troppo là ma visto che ci siamo, quando tira fuori gli chiedono gli apostoli qual è il comandamento più importante, e lui risponde: non uno dei 10 comandamenti, ma ama il prossimo tuo come te stesso. Lo estrapola e lo tira fuori dal Bailam del Vecchio Testamento, lo fa vedere, così come Dante fa vedere il suo, in negativo e lui in positivo, no? E quello anche è un comandamento che dice: ama il prossimo tuo come te stesso, che ci vuole? Sembrerebbe, ah sì, bisogna voler bene agli altri. No, l'ha fatto vedere perché è spettacolare. Noi ci dimentichiamo che quando dice ama il prossimo tuo come te stesso, prevede amare se stessi. Quella è la grandissima cosa. Se noi non amiamo noi stessi, è un applauso a Gesù Cristo, vi ringrazio, ma se noi non amiamo noi stessi non possiamo amare gli altri. Questa è una cosa immensa, una che c'è in questa frase. Ah no, ma allora dico, qualsiasi persona, adesso mi allargo un po' troppo ma cerco di buttarla un pochino più leggera possibile, quando commettiamo qualcosa degna dell'inferno dantesco, o si fa per dire l'inferno delle nostre vite, che sappiamo che ci conduce in un inferno giù, e facciamo un atto illegale sia nel rapporto tra gli uomini che nel rapporto con noi stessi, che andiamo a ferire una parte per cui non ci amiamo più, non ci possiamo più amare. Se io commetto una cosa, lo so nella mia coscienza che sto facendo una cosa e non mi voglio più bene, a quel punto non voglio più bene neanche agli altri, perché amare gli altri vuol dire come te stesso, senza amare se stesso. Allora facciamo le cose fatte bene, così ci vuole tutti un po' più bene. Io vi ringrazio tanto per questa, ora sono andato un po' là, sembravo Dio buono una cosa, ecco, però volevo ringraziare ancora tutti i fiorentini, perché mi hanno sempre dimostrato un amore. Se ho fatto quello che ho fatto è grazie a voi, perché tutte le mie cose, le mie zolle sono qua, l'ho avute tutte qua, tutto quello che c'è, tutta la bellezza, se c'è stata una scintilla di bellezza è venuta fuori da questa città e dall'affetto che ho sempre avuto da questo, da questo straordinario luogo, e quindi io ve ne sono grato, ecco, e davvero vi sono debitore di tutti questi privilegi che, e questa manciate d'affetto che mi arrivano, che si sente quando uno ti vuole bene, dico: ma da dove viene sta cosa, che sono quei misteri? Viene dal fatto che ho frequentato persone come voi. Grazie. Finalmente, vedi, dopo sono lieto di ricevere questa cittadinanza, anche perché sono 20 anni che parlo di Dante, dunque un cittadino, e mi hanno dato la cittadinanza
di Firenze, quindi sono contento. Sono vent'anni anche che parlo sempre ad un'altra persona, ma da Arcore non è mai arrivato niente. Comunque, quello si vedrà che... Vediamo se poi... Ecco, io per chiudere in allegria volevo fare una... Avevo preparato una cosa con le trombe, che la, sarebbe bello... mi manca sempre il finale. Guardate, io... Vi ringrazio, se c'è bisogno di un'altra cittadinanza sono a disposizione, quando tu sarai premier io, se si liberi il posto, vengo a fare il sindaco, lo faccio volentieri, sì, è vero, no. Anche perché ora va di moda comici e quindi, hai capito, vanno di moda, si potrebbe lanciare, se c'è bisogno, diciamo così, io insomma sono a disposizione. Se si trova Leonardo, siamo eletti, c'è scritto cerca trova e quindi ci dovrebbe essere, hai capito, cerca trova, no? Bisogna scartabellare e sotto. Bene, allora do questa cittadinanza a Matteo Renzi, che se l'è veramente meritata, quindi era tanto che ti volevamo dare. Ma Matteo, vieni qua che ti fanno così. Grazie, grazie davvero della partecipazione e questa, insomma, questa cosa, che questo affetto che mi avete fatto sentire, avrò modo di restituirvelo centuplicato, perché davvero viene tutto da questa città. Per me, grazie a tutta la giunta comunale, a tutti i trombettieri, vero, e a tutto il pubblico, speriamo di rivederci presto. Che Dio vi benedica, arrivederci, grazie.